Ragazzi, signore e signori, benvenuti a bordo della Polistirolo Tour. Abbiamo qua con noi il capitano Mua. Abbiamo come equipaggiamento di emergenza un remo fatto in casa e occhialini da sole Ray-Ban falsi di plastica trovati in mare. Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è l'8 marzo e la festa internazionale delle donne. Per festeggiare, Mua oggi non esce col carretto, stiamo insieme. E allora gli ho detto: che ne dici di Freedom Beach? Con la premessa che io non posso scendere e salire a piedi perché sono super super incinta, lo sapete. Allora siamo andati a Patong e praticamente abbiamo chiesto a quelli delle barche, delle longtail boat, quanto ci faceva di prezzo per portarci a Freedom, che è praticamente dietro l'angolo. Ci hanno sparato 1800 baht, che secondo noi è una cifra esagerata per due persone col Covid in corso, che non c'è un cane di turismo. Niente da fare. Ho detto vabbè, noi in questo momento non è che siamo così benestanti. Ho detto dai, mo lasciamo perdere, facciamo un giretto. E allora praticamente abbiamo deciso di venire a guardare comunque al cancello d'ingresso di Patong per scendere a Freedom, così per curiosità prendersi la gente. E ci sono i ragazzi che ti chiedono i soliti 100 baht per scendere e salire, cosa che noi comunque non avremmo fatto, perché scendere ce la faccio, a salire no. Allora il ragazzo ha detto: no no, ma tu con quella panciona lì, questa qua, non puoi poi risalire. Ho detto: no no, ma io non mi azzarderei mai, anche perché mi dovete venire a prendere con l'elicottero dopo, oppure a nuoto. E allora ci ha detto che se vogliamo possiamo, ci portano giù e ci riportano su con la macchina 100 baht a persona. Anche io ho detto: super affare, accetto. E quindi adesso andiamo col motorino a prenderci uno snack da mangiare giù in spiaggia e poi scendiamo a Freedom Beach. Tu? Tu? Sì. Sì? Yes. Sì? Yeah. Sono entrata al Family Mart a comprarmi un Gatorade, perché comunque immagino che ci sarà comunque un po' da camminare, cioè non penso che la macchina ti porta direttamente in spiaggia. Quindi questo mi servirà poi per reintegrare un po' i sali. Mi lot mi la lunga. Ma forse va fit. Sembra la mu. Mu. Però è comodo, così. Guarda, posso anche mettermi il cuscino qui. Did you pay the guy? You pay a baby? No, baby over here. Hey! Beh, così è comodissimo però, Ma proprio alla grande. Poi anche perché normalmente quando vai sui furgoncini così, se ti porto con altre 10 persone, ti prendi conto, eccetera, eccetera. Invece così è un po' più comodo. Almeno per me è comodo, per me un po' di meno che si deve tenere appeso. Quella è la strada che avevamo fatto l'anno scorso per scendere. Cioè lui sta scendendo in retromarcia. Ci vuole del coraggio. Si vede che poi va giù, perché se va giù dritto non sa come girarsi, no? Ok, da qua in poi bisogna andare a piedi, lì c'è la spiaggia, non è praticabile quella macchina, ci sono un po' di gradini, però boh, cioè per me non è un problema fare questi gradini. Camminiamo da lì? Io nuoto, sì io nuoto, no basta strada, io nuoto. Sì, toh, guarda chi è, tengo solo il telefono con me. Sì, stai tranquillo, dai vai, scendi. E anche quest'anno sono riuscita a venire a Freedom Beach e ci ho portato pure la mia bella panzottona. Sono contenta. Basta, giuro che è l'ultima. Poi mi metto a casa e sto ferma finché non partorisco. Non sarei scesa senza la macchina, ma così sì. Adesso nuoto un po' e arrivo di là. Guardate che meraviglia.
Questo è il primo angolino di spiaggia e lì c'è l'altro angolino di spiaggia. E adesso vabbè. Ah no, adesso tocco. Vabbè, al massimo nuoto, tanto so nuotare. Anche se ho il telefono in mano io so nuotare. E comunque ho il telefono waterproof, tutti quelli che mi a volte dicono ma tu vai sempre col cellulare in acqua. Sì, l'ho preso, cosa c'è lì? Ah no, una foglia. L'ho preso apposta waterproof, così anche se cade non succede niente. Sono arrivata! E indovina, adesso è ora di mangiare. Madonna! Ho fatto la doccia di pollo. Pollo fritto. Certo non è un alimento proprio salutare, ma che se ne frega per oggi. 20 batta coscetta, è buonissimo. C'è anche la cipolla fritta a che accompagna. Boh, cosa vuoi di più dalla vita? È il pollo fritto, mua, la spiaggia e Freedom Beach. Oh mio Dio, il paradiso esiste, sì. Sì, ma questi pizzicano. Buono. Buono. Oh, bastardi, mi hanno preso il pezzo di pollo. Addio pollo. Guarda cosa ti ho trovato. Di Dero, marca Dero. Professional, guarda cosa ti ho trovato. No. Non professional. This is for the baby. Ah, vabbè, tienili, di sicuro non li ributtiamo nel mare. Baby. Quante cose che si trovano in mare. Vabbè. Ma non sono da bambina, a me vanno giusti. Ecco, mi sono fatta anche gli occhiali da sola, visto che come sempre io li dimentico a casa. Adesso posso fare le foto da VIP. C'è puzza di jackfruit, eh? Man jackfruit. Dov'è? Io jackfruit. Dove? Ah, eccolo! Che schifo! Una puzza! Minchia, se ti casca quello sulla testa sei morto, altro che noce di cocco. Quello, un jackfruit. Quelli quando cadono oltre a puzzare ti fanno fuori. Jackfruit for down. Esatto, sì, infatti. Esatto, gliene è caduto uno. Where you go? Eh? Pai nai. Pai ke Freedom Noi. Kalon? No. Freedom Noi. Muka. Muka vaka. Muka. No. Muka vaka. Who happy then? Questa piccola caletta dovrebbe essere Freedom Noi. E adesso vi faccio vedere i pesci. Vedete tutta quella macchia nera? Sono pesciolini. Ah, the bite. Massaggio. Pim pim. Bene, Coco. No, non mi... Go inside. Yes. No. Oi. Dai, è quasi piacevole. Se, cioè, se ci, finché sono le gambe è anche piacevole.
Vuoi? Aspetta. Aspetta. Ma chi è questo bello? Vieni bella, vieni, sì. Sono le 2-3 del pomeriggio. È arrivato là uno speedboat con alcuni time. Ora si appresta a fare la sua seconda sessione di snorkeling. E volevo farvi vedere i colori di questo posto adesso che è gelato il sole. Guardate, sono le 3 adesso in punto. Guardate che meraviglia. La sabbia è davvero bianca, le palme, il mare azzurro. Ma soprattutto abbiamo fatto sì, mi sono messa la crema, ma mi sa che è contata poco. Soprattutto abbiamo fatto snorkeling ed è stupendo, il corallo sta crescendo, ci sono tantissimi pesci. È veramente meraviglioso. Adesso vado a ridarmi la crema, però mi sa. Visto che al pomeriggio la luce rimane splendida e visto che lo snorkeling è stupendo, ho deciso di mettere in classifica Freedom Beach come la spiaggia più bella di Phuket. Al secondo posto Banana e al terzo Lam Sing. Allora, nel frattempo Mua, io non so se lo vedete, sì, ebbene sì. Oddio, non riesco a parlare, sta arrivando. No, non con quel, lì c'è un dinghy, ma non c'entra niente di quei signori di quella barca là. Sta arrivando Mua con la barca di polistirolo. Da oggi non sei più capitano di speedboat, tu sei capitano di polistirolo. Vai. Come remi bene. Wow, sì, arrivo. Aspetta, piano. Ah, mi porti a fare un giro sulla Polisti Tour. Allora, ho pagato il biglietto per la barca di polistirolo 3 Satang. Adesso vado a fare un giro. Sono pronta. Vai. Che bello. Ragazzi, signore e signori, benvenuti a bordo della Polistirolo Tour. Abbiamo qua con noi il capitano Mua. Abbiamo come equipaggiamento di emergenza un remo fatto in casa e occhialini da sole Ray-Ban falsi di plastica trovati in mare. Di fronte a voi potete ammirare la splendida Freedom Beach al pomeriggio. Ma comunque è una figata sto coso di polistirolo, potremmo aprire veramente una company. Perché noi andiamo in giro con i speedboat a 3 motori a 750 cavalli quando puoi avere un Mua al posto di 750 cavalli che ti porta in giro? Bene ragazzi, siamo sulla via del ritorno. Adesso io mi faccio il mio pezzo nuoto, ma probabilmente anche Mua, perché sennò si deve fare tutti. Aspettate che vi zoomo. Si deve fare tutta la scalinata là. Basta fare invece il pezzo a nuoto e si è già arrivati. Devo preservare un po' la batteria del telefono, quindi ci vediamo quando siamo già su un pezzo. Ragazzi, purtroppo devo chiudere qua il video perché ho la batteria al 5% e abbiamo appena chiamato la macchina che adesso tra 10 minuti ci viene a prendere e niente, è stata una giornata bellissima, avrei voluto farvi vedere il sentiero su, ma adesso proprio il mio telefono si spegne, non avevo previsto di fare un video così lungo oggi,
ce l'ho acceso stamattina alle 5 e niente, ho fatto una cavolata delle mie. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like nel caso, iscrivetevi al canale se volete vedere altri video di me e questo pazzo spericolato che mi porta in giro per Phuket, che sarebbe anche mio marito. Noi ci vediamo presto nel prossimo video, vi mando un bacione e grazie per essere passati di qua. Ciao ciao! Ciao ciao!